Buongiorno, in questa nuova serie di video voglio mostrarvi come lavorare con CSS. Prima di iniziare però voglio ricordarvi di mettere un like al video, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e iscrivervi al canale. In questo video vi mostrerò come inserire le prime regole di CSS e come usare le classi ADD. Vi sto mostrando un esempio di pagina HTML modificata con istruzioni CSS, la potete vedere. Quindi questo è il risultato che voglio ottenere e questo è il punto di partenza. Io cosa faccio? Apro il mio file con un editor di testo. In questo caso io uso Visual Studio Code, eccolo. Ok. Quindi la prima cosa che voglio fare è quella di, ad esempio, questi paragrafi, quindi che partono con puntini puntini una bambina e terminano dove sta andando, voglio mettere uno sfondo. Come faccio? Identifico che sono questi paragrafi, ok? Già io mi accorgo che posso inserire tutto all'interno di uno stesso paragrafo. Ok. Fatto ciò io salvo, torno la mia pagina e aggiorno la pagina. Perfetto, adesso vengono inseriti uno dopo l'altro. Se voglio farli andare a capo, dovrò inserire un tag br. Salvo, aggiorno la pagina, ecco il testo. Come faccio adesso io a mettere lo sfondo celeste? Io posso intervenire a tre livelli con la regola CSS. A livello di tag, quindi interno, style, background, color, ops, background color, light blue, aggiorno e vado a ricaricare la pagina. Questa è una possibilità. Oppure io posso lavorare a livello di documento, style, mi metto P, metto la regola e metterò background color 2 punti light blue, così tutti i paragrafi vengono messi in automatico in blu. Ok, oppure la terza opzione è quella di collegare un file esterno, ma lo vedremo meglio nel prossimo video. Quindi io qua, anche qua, vado a togliere il paragrafo e vado ad inserire un br. Ok, perfetto. La differenza è che il C'era una volta vissero tutti felici e contenti non vuole lo sfondo celeste. Ok, quindi possiamo definire una classe UnID. Cosa vuol dire usare le classi ADD? Cioè noi possiamo fare delle regole CSS, come in questo caso lo sfondo, per tutti i tag che hanno un certo, appartengono a una certa classe. Ok? Quindi io posso definire class uguale a sfondo blu, la metto qui e qui. Quindi cosa vuol dire? Io vado a definire che questi tag appartengono alla classe sfondo blu. Quindi io definirò che i paragrafi che appartengono alla classe sfondo blu hanno lo sfondo celeste, gli altri no. Aggiorno la pagina e magicamente solo questi paragrafi hanno lo sfondo azzurro. Ok? Qui rimane lo spazio perché forse ci vuole il doppio br, vediamo. Ok, stessa cosa sul font. Ok, io voglio cambiare il font trattino family Arial, se non ricordo male, e modificato il font del contenuto di questo paragrafo. Ora cosa voglio fare? Voglio modificare Cappuccetto Rosso e lo voglio fare in grassetto e scriverlo in rosso.
dovrò fare una regola specifica. Però come faccio? Cappuccetto rosso è contenuto all'interno di un paragrafo. Io ho bisogno di un elemento, un tag che me lo distingua. Potrei usare un paragrafo, un div, ma quel paragrafo per esempio mi andrebbe a capo. Ho quindi la necessità di aggiungere un tag HTML, il tag span. Quindi vado a inserire il tag span prima e dopo tutte le volte che incontro cappuccetto rosso. Ah, ops. Ok, poi dopo c'è, diciamo che copio e incollo. Ok. Adesso io posso fare una regola span color red, così mi dovrebbe fare il colore rosso. Ok, se io voglio modificare la dimensione font weight bold. Ok, fatto. Qual è il vantaggio di usare le regole a livello di documento o addirittura in un file esterno? Che io posso applicare lo stile a più pagine, quindi dopo averlo fatto una volta sola, lo posso riapplicare a più elementi e più pagine, risparmiando notevolmente il tempo. Vediamo se manca qualcos'altro da fare. Ah sì, voglio fare la stessa cosa col lupo, però voglio solo che cambi il colore di sfondo. Quindi vado a inserire un altro span. Vediamo dove era il lupo. Ok, vado a cambiare dappertutto, però ho bisogno di inserire una classe. Class lupo. Ok. Così facendo vado a caratterizzare questo elemento solo quello relativo a una certa classe. Quindi io adesso mi metto span.lupo. Cioè, cosa vuol dire? Se io ho anche semplicemente punto lupo, gli elementi che appartengono alla classe punto lupo avranno background color yellow. Ok, però mi fa anche in realtà quello dello span, quindi io voglio color black e font weight normal. Ok, così ho modificato lo stile, c'è quello di cappuccetto rosso che ha tutti gli elementi span, questo ho creato una classe. Altra cosa, voglio mettere intervallo centrato. Come faccio? Posso mettermi all'interno, style, text, align, center. Ok. Ci sono ancora qualche piccola modifica da svolgere. Vediamo se. Quindi. Ah, c'era qua. C'era una volta che messo in corsivo, quindi mi posso mettere qui style font style italic, scritto male, italic. Ok, dopo quel cappuccetto rosso, ok, l'ho fatto. Ah, e anche l'ultima, qua c'è la parte in corsivo. Style, font, style, italic. Vedete il vantaggio di usare un editor come Visual Studio Code che mi dà la possibilità di, avendo installato il modulo per CSS, di autocompletamento. Quindi se non mi ricordo una proprietà, la posso andare a ricercare. Quindi metto qua e come vedete, prima riga e l'ultima, c'era una volta e vissero tutti felici e contenti, adesso sono in corsivo. L'ultima cosa su
viene aumentata la dimensione della parola fine. Come faccio? Posso aggiungere uno span, però visto che non voglio far definire tutti gli elementi, cambiare, prendere lo stile con l'altro cappuccetto rosso, posso fare id, id uguale a fine, quindi creerò una regola per un solo elemento. Quindi come si scrive? Tag e hashtag fine. Io posso fare font size e poi mettere larger. Vediamo. Ok, diciamo che non è tanto grande come speravo. Io farò in percentuale 150% e poi voglio color 2 punti black, font weight 2 punti normal. Ok, ma ci manca il punto esclamativo, però mi pare ok. Quindi io cosa ho fatto? Ho inserito le regole CSS per modificare la pagina, lo stile della pagina. Come si mette una classe? Class uguale nome classe. Come si dichiara qua nella head? La regola è dentro i tag style, slash style, dentro la head. Poi metto la mia regola. Questa è per tutto il tag span. Questa è solo per il paragrafo che appartiene alla classe sfondo blu. Questa è per tutti gli elementi della classe lupo. Questa è per tutti gli elementi che hanno id fine. Solitamente l'id si usa per un elemento. Un caso specifico, la classe per più elementi di che appartengono a quella classe, quindi che condividono lo stile. Ho anche inserito delle regole all'interno del documento che è sconsigliato, ma a volte capita di fare, si può fare, ecco. E quindi questo è il risultato della mia modifica di stile tramite le regole CSS di questo primo esempio.